Eccoci qua, finalmente, finalmente, in area YouTube del convento di Lonato, venerdì sera con lei, la nostra ragazza, che viene... Fagli un soffio. Viene molto bene così, no? Sì. Soffia di più. Guarda come viene bene, facciamo uno zoom. Quella viene... Guarda come viene benissimo, attenzione, si sbatte anche. Lei viene bene, viene benissimo col vento, viene da Benevento. Eccola qua, la nostra... Dillo te come ti chiami? Diana. Diana, ti sposi con... Francesco. Con Francesco. E il ragazzo in parte chi è? Quello alla tua sinistra, eh? Perché ne hai anche uno alla destra, eh? Com'è che mi chiamo io? Vorrei se si ricorda. Con la S? Stefano. Incredibile, gli sei rimasto impressa. Eh sì. In una maniera incredibile, pazzesca, pazzesca. Eh sì, Stefano, stasera che ruolo ha avuto nella tua vita? Meglio non dirlo. Meglio non dirlo che cosa ha avuto. Diciamo che ha avuto tre cose fondamentali nella sua vita. Sì. La Nutella, la crema e la panna montata. E il lecca-lecca. E il lecca-lecca. E il lecca-lecca. Uniti assieme tutti questi ingredienti, che cosa hanno fatto? Caldo. Caldo? Un cocktail di piacere? Abbastanza. Ti è piaciuto abbastanza? Ma... Ti è piaciuto? Poteva essere meglio, però. Diciamo... Oh, addirittura... Sì. Allora, ma lei sa perché non poteva essere meglio? Perché sono lei, tra qualche ragazza, settimana farà qualcosa di importante. Che cosa farai tra qualche settimana, Diana? Con volo a nozze. Ah, con voli? Con voli. Con voli a nozze. A nozze. Ti ricordi con chi o l'hai già dimenticato? Sempre con Francesco. Sempre con Francesco. Non ha cambiato idea, purtroppo. Non ce l'ho fatta. Ma con Francesco userai panna, Nutella, lucca lecca? Vabbè, minimo. Minimo, minimo, minimo. O l'hai già usati? Anche. Anche, ha già usato questi attrezzi del mestiere. E chi è più bravo, Francesco o Stefano? Sicuramente Francesco. Sicuramente Francesco, giustamente. Sto imparando le io. Sono le prime volte che lo fa. Sono le prime armi, i primi colpi. Eh sì. Sicuramente poi faremo questa domanda a luci spente, così ci dirai la verità se è più bravo Francesco o Stefano, Va bene. Ok? Ti voglio fedele a quello che hai detto. Va bene, siamo pronti per cantare? Sì. Siete carichi? Che canzone vuoi cantare? Destinazione Paradiso. Vuoi dedicarla a qualcuno? A Francesco. Ok, facciamo. E alle sue amiche fuori. Facciamo finta. E alle amiche fuori, giustamente, le amiche fuori che adesso non ci sentono, ma ti vedranno sul sito del convento da lunedì. www.convento.it. Esatto. Facciamo che quello alla tua destra è Francesco? Ci assomiglia? Uguale, stesso addominale, stesso fisico? Identico, pure i stessi tatuaggi, ma mi sa che è proprio lui. Ok, è lui, infatti è un po' stizzito, lo vedo che ti guarda con aria un po' così. Però mi guarda male. Adesso gli dedichi la canzone e vedrai che ti perdona, va bene? Va bene. Ok, siamo pronti Stefano? Pronto! Andiamo, dai! Destinazione? Paradiso. Vai! Dopo le ferie è stato in ferie con Jorge, suo fratello. In questo giro tondo d'anime, chi si volta è perso resta qua. Non so per certo, amico, mi son voltata anch'io, per raggiungerti ho dovuto correre. Usa questo. Ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più. Se tu non ci sei più. E dimmi perché. Dopo il ritornello. Tuo giro tondo d'anime non c'è un posto per scrollarsi via di dosso. Quello che c'è stato detto è quello che oramai si sa. E allora sai che c'è. C'è che prende un treno che va a Paradiso città. Mi
saluto tutti e salto su. Prendo il treno e non ci penso più. Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduto lì al mio fianco mi dirai: destinazione paradiso. Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduta lì al mio fianco mi dirai: destinazione paradiso. C'è che c'è, c'è che prendo un treno che va a paradiso città. Mi prenderò il mio posto e tu seduta lì al mio fianco mi dirai: destinazione paradiso, paradiso città. Eh sì, 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 le amiche da fuori ti fanno gli applausi, guarda che applausi, quella incredibile, le amiche. Eh sì, l'amica di Diana. Come sono le amiche di Diana? Sono, diciamo, tremende. Sono tremende, le amiche di Diana sono tremende. Confermi, sì. Diana? Purtroppo sì. Sono le donne, diciamo, della mozzarella di bufala caglienti. Le donne della mozzarella di bufala caglienti. Mi piace caliente la definizione. Anche tu l'hai sempre chiamate così le tue amiche, eh? No. Come però le mi chiamate piace, le da oggi amiche? In poi le chiamerò così. Ah, da oggi le chiamerò così? Le diciamo, sì, ragazze, perché loro sono più donne, non so, dei babà, degli arancini. Loro non sono persone da polenta, da casoncelli. Loro vengono da molto lontano. No. Giù dolci le scarpe, diciamo, vengono. Loro si vede che sono ragazze veraci, ragazze calienti, ragazze veraci come la pizza napoletana. Adesso ci sentite? Facciamo veraci, così, ci veraci. Sentirete sul sito del convento da lunedì, www.convento.it. Diana, vuoi approfittare del microfono per dire qualcosa a Francesco? Io gli faccio una domanda alla sposa Diana. Allora, io voglio sapere con tutto il cuore il posto più strano dove hai fatto l'amore col tuo futuro marito. Prego. Sai che sono una persona sensibile, sono una persona, sono timido, sono una persona timida. Sull'armadio, assaiante. Sull'armadio sei ante. Come sull'armadio? Sopra. Sopra l'armadio. Sopra l'armadio. Sì. Come sopra l'armadio? Perché sotto c'era lui. Lancia dall'armadio, no? Non conosci, non sai. Tu ti lanci dall'armadio? Le amiche confermano, l'avete ancora vista lanciarsi dall'armadio? Lei sì. Lei sì l'ha visto. La tua amica questa? Vedi? E dopo? Come e si chiama la tua amica? Maria Rosaria. La Maria Rosaria. Maria comunque Rosaria prega per noi. Quindi tutte le volte che voi vi accoppiate Maria Rosaria è presente, eh? Sì. Ok. E dopo non sempre, ma lei guarda negli occhi il suo futuro marito, gli punta il dito addosso e gli dice: e ora scateniamo l'inferno. Alla mia però, al suo via, al mio via, con la bandiera, con la bandiera. Via, esatto, cioè giustamente detto ai tempi, va bene. Vuoi far scatenare l'inferno a distanza o vuoi meglio di no. Lui, se ti ricordi, Sandrino, settimana scorsa era quel ragazzo che era nel cespuglio numero 2. Sì, con quella ragazza di Parma, era suo futuro marito. Ah, era lui Francesco. Però quello basta che te non glielo dici e lei non verrà mai a saperlo. L'uomo chiamato Manduia, una roba, esatto, del genere. Esatto. Manduia. Mi ricordo. Ok, era lui. Va bene. Allora abbracciamo il valletto, dai, abbracciamo il valletto con questo gesto simbolico. Guardatemi dritti in camera e mandatemi un bacio. Bacio. Ciao.